Io credo che da parte della Lega siano già state abbondantemente enunciate le motivazioni per cui noi voteremo contro questo disegno di legge. Voteremo contro non perché crediamo che la carcerazione preventiva e le misure cautelari siano una misura di giustizia nel modo in cui oggi vengono applicate nel nostro Paese, ma perché crediamo che questa riforma andasse fatta in modo totalmente diverso rispetto a come l'avete voi fatta. E questa riforma andava fatta non per alleggerire il problema del sovraffollamento delle carceri, come anche nel titolo e nell'illustrazione del disegno di legge viene chiaramente detto, ma la riforma delle misure cautelari va fatta perché non è accettabile che vi sia una espiazione anticipatoria della pena nel modo in cui sta avvenendo nel nostro Paese. Troppi sono i casi di anticipazione di una condanna e quindi di espiazione di una pena per misure cautelari, salvo poi rendersi conto che queste misure non andavano applicate, salvo poi arrivare alla soluzione, come spesso accade e come sta accadendo anche negli ultimi giorni, di coloro i quali sono stati sottoposti a carcerazione preventiva. Quindi noi diciamo e abbiamo sempre detto sì alla riforma della carcerazione preventiva, ancorandola a un livello di civiltà e di tutela dei principi di diritto tipici di uno Stato di diritto come il nostro, no allo smantellamento tout court della carcerazione preventiva. Io credo che con questo disegno di legge siamo di fronte all'ennesimo tentativo di risolvere e di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri e quindi liberando questo problema che per la sinistra e per il governo è sino ad oggi stato l'unico problema inerente ai temi della giustizia. Questo disegno di legge è diventato il quinto decreto svuota carcere. In modo particolare le motivazioni che ci hanno portato e che ci portano a dire no a questo disegno di legge sono legate in modo particolare all'articolo 275,3, ovvero noi abbiamo insistito e continuiamo ad insistere affinché con riferimento ad alcuni reati che per noi sono reati gravissimi, e voglio che ogni parlamentare qua presente faccia un minimo di analisi con la propria coscienza rispetto a fatti di assoluta gravità che anche in queste ore si stanno verificando. Io credo che ogni parlamentare debba fare un'analisi di coscienza rispetto al fatto che reati di gravità assoluta e totale, reati abominevoli come sono i reati di violenza sessuale, come sono i reati di violenza di gruppo, come sono i reati legati alla violenza e ogni forma di abuso nei confronti di minori, non possono avere e non possono ottenere indulgenza da parte del Parlamento. Noi avevamo fatto opportunamente, non sulla spinta di un'emotività che vi era comunque nel Paese, ma su una spinta di giustizia e di diritto rispetto a fatti clamorosi. Noi nel 2008, 2009, 2010, quando abbiamo governato il Paese insieme al PDL, insieme a chi oggi è col ministro Alfano, all'NCD, avevamo approvato un pacchetto sicurezza dove per rispondere ad esigenze reali del Paese, per dare una risposta seria a chi subisce reati di violenza, che credo siano i reati di peggior gravità, avevamo introdotto una norma di assoluta civiltà, una norma di buonsenso che sostanzialmente andava a definire che chi commette reati gravi, i reati che abbiamo appena detto, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, la violenza di gruppo, reati disdicevoli, debba esserci l'applicazione automatica della carcerazione preventiva. Non si possono lasciare zone d'ombra, non si possono lasciare zone grigie nel momento in cui siamo di fronte a questi reati. Solo ed esclusivamente per questi reati non c'è demagogia da parte della Lega, non c'è la volontà di cavalcare la rabbia del Paese, non c'è la volontà di cavalcare o di parlare alla pancia del Paese come spesso e troppo volentieri ci viene detto, non c'è la volontà di fare populismo, ma c'è semplicemente la volontà di dare una risposta di diritto ineluttabile
chi commette questi reati non può vivere nel limbo, non possiamo lasciarla nel limbo rispetto a chi il reato la subisce, che ci possa essere una valutazione discrezionale, ancorata non alla gravità del reato, ma ancorata magari alla condotta, ancorata magari a un profilo psicologico, ancorata magari a dei precedenti penali. Questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Non è accettabile che oggi ci si nasconda dietro alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice che l'automatismo vale solo per i reati di mafia. La Corte Costituzionale dice che l'automatismo vale solo per i reati di mafia perché il carcere è l'unico elemento che può rompere il patto criminale. E allora io mi chiedo perché voi avete voluto estendere, giustamente, la possibilità dell'automatismo della carcerazione preventiva anche ad altri reati, al 270, al 270 bis, ed è proprio questo lo strumento che ci ha consentito di dire bene, abbiamo ampliato la carcerazione preventiva rispetto ai reati di mafia, introducendo anche altri reati. Dimostriamo che il Parlamento è sovrano, dimostriamo che l'unico organo costituzionalmente eletto dai cittadini in maniera democratica, che rappresenta la volontà dei cittadini, è il Parlamento, non la Corte Costituzionale. E lo dico agli amici di Forza Italia, non esiste che un giorno si critica la Corte Costituzionale perché arbitrariamente entra a sindacare ed entra a gamba tesa nelle scelte del Parlamento e poi ci si nasconde, come sta avvenendo per questi emendamenti e sta avvenendo per questo disegno di legge, dicendo ma l'ha detto la Corte Costituzionale. Oggi il Parlamento poteva dare una risposta di autorevolezza importante, invece la timidezza da un lato, la non volontà di dire la Lega aveva ragione dall'altro lato, producono un provvedimento che anziché riformare la carcerazione preventiva va a smantellare, questo istituto. Ma consentitemi un'ulteriore considerazione, perché ormai sono 2 anni e mezzo che in questo Parlamento, consapevoli degli enormi problemi che il sistema giustizia ha, soprattutto la giustizia civile, sono 2 anni e mezzo che in questo Parlamento parliamo solo ed esclusivamente di carceri, parliamo solo ed esclusivamente di sovraffollamento delle carceri, utilizzando come unico strumento deflattivo rispetto a questo provvedimento i decreti o disegni di legge svuota carceri. È presente il Vice Ministro Costa, Vice Ministro che all'epoca, quando era al governo, non con la sinistra, ma con il centrodestra, noi avevamo affrontato il problema del sovraffollamento in altro modo. Avevamo stanziato 500 milioni di euro, il piano carcere. Avevamo affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri attraverso l'attività di edilizia carceraria, costruendo nuove e migliori carceri. Oggi voi questo principio l'avete abbandonato e avete invece percorso un'altra strada, che è quella dei decreti svuota carceri, che è quella delle depenalizzazioni. Vice Ministro Costa, il decreto, lei non c'era, però il Ministro Orlando c'era, il decreto legislativo sulla non punibilità per i fatti di lieve entità, che è stato votato dal Consiglio dei Ministri con un blitz notturno l'altra notte, è una vergogna che grida vendetta! È una vergogna che grida vendetta rispetto a quelle migliaia e milioni di cittadini italiani che ogni giorno vedono la propria abitazione svaligiata, vedono la propria abitazione ospitata da ladri e delinquenti. Voi non potete raccontare al Paese, quando il numero dei reati aumenta, quando le forze dell'ordine diminuiscono, quando le risorse, anziché essere stanziate per la polizia, vengono stanziate per gli immigrati attraverso meccanismi malavitosi che in questi giorni stanno emergendo dall'inchiesta di Roma, voi non potete dire, non lo può dire il governo e non lo possono dire gli esponenti del Partito Democratico, che un giorno poi torneranno sui propri territori a rendere conto ai propri cittadini. Non potete dire che il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, il peculato, l'abuso d'ufficio, la minaccia, la violenza, la rissa, l'aggiotaggio, le false comunicazioni sociali sono reati minori, sono reati che hanno un basso tasso di offensività. Andatelo a spiegare a quelle persone che quotidianamente subiscono reati. Questa è una vergogna che condannerà questo governo, è una vergogna che condannerà le forze politiche che stanno approvando questi decreti, è una vergogna perché voi state confermando per l'ennesima volta di essere il governo e i movimenti politici complici degli immigrati e dei delinquenti. Noi non lo accettiamo e il popolo italiano non è con voi ma con noi. Grazie.